Amici di The Games Machine, oggi facciamo un altro video parlando di giochi giapponesi Ni no Kuni 2, visto da Davide, che non ha studiato oggi e quindi si è portato il bigino. Sì, no, perché diciamo la presentazione è stata fondamentalmente sulla storia e i nomi non sono esattamente facile da ricordare, quindi mi sono portato gli appunti da casa per mostrare la mia bellissima cover del cellulare e raccontarvi Ni no Kuni 2, che diciamo sulle ali dell'entusiasmo per il primo capitolo, che è stato molto apprezzato dagli amanti degli RPG. Io sinceramente non l'ho giocato, ma per un fatto di questione di tempo l'avrei voluto giocare. Ma perché? Perché il legame con lo studio Ghibli, quindi diciamo è molto molto bello. Se per esempio c'è il character design che è rimasto, per quanto non sia ufficialmente più un gioco fatto in collaborazione con lo studio Ghibli, è rimasto Yoshiyuki Momose, che è il character design di diversi film dello studio Ghibli, tra cui Spirited Away, e effettivamente sembrano un po' tutti Conan i personaggi, che diciamo è il tratto distintivo dello studio. Insomma, è molto bello, però insomma è uno stile che a me piace da morire e è rimasto, e la storia è molto interessante e vede questo personaggio che si chiama, te lo dico proprio perché, Evan Petwisker Tildrum, che è un ragazzino piccolo che diventa, il cui padre purtroppo viene ucciso da Otto Mausinger. C'è questa lotta per il trono. Di fatto il gioco è un viaggio di formazione. Vi risparmio il nome degli altri personaggi per farla breve, ovvero ci sono tutta una serie di comprimari del personaggio che lo aiuteranno a diventare re. E quindi c'è dal lato un personaggio che arriva dal mondo nostro, da un'altra dimensione, che è un mondo simile al nostro, ed è un presidente di una nazione, quindi gli insegnerà la leadership. Un altro personaggio che è la figlia del capo dei pirati del cielo, e quindi gli insegnerà il combattimento. Insomma, è evidentemente un percorso di formazione affinché il piccolo Ivan possa diventare il re. E vi posso dire il nome del re? Ivan. Esattamente, il piccolo Ivan. È il gioco del chicco nostro, che deve diventare re di TGM. No, Ding Dong Dell è il regno in cui è ambientato il gioco. Quindi è un viaggio assolutamente bello da vedere, perché è estremamente al carattere favolistico, possiamo dire. Il sistema di combattimento che ho provato è interessante, perché è in tempo reale e si basa tutto sull'uso, e adesso fai un'altra risata, dei come cacchio si chiamano questi oggetti, degli Eagledies, che sono dei piccoli esserini, che sono dei piccoli elementali che si possono sfruttare per accumulare potere o resistenza a un elemento. Per esempio, io arrivo con gli Eagledies del fuoco e quindi sono resistente al fuoco, poi mi danno punti per castare la magia del fuoco. Tutto molto dinamico ed è molto divertente, non è banale il combattimento. In più, una volta che diciamo conquisto c'è un companion che è poi quello che ti permette di diventare re, c'è la modalità, si chiama Lofty ed è un esserino molto simpatico. C'è la possibilità c'è la modalità re, ovvero il Kingdom Mode, Kingmaker Mode mi pare si chiama, e ritorna un po' sembra un po' la versione per PlayStation di Little King Story, nel senso che hai il tuo, e anche un po' ricorda sui Coden, ovvero la possibilità di gestire la propria fortezza e assegnare i ruoli nel tuo regno ad una serie di personaggi. Questo poi permette dei bonus e ti attiva una serie di questline. Insomma, è un gioco che promette molto 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 bene da questo punto di vista. Saprei dirti anche la data d'uscita, perché me la sono addirittura segnata, 10 novembre 2017 per PlayStation 4 e per PC. È un gioco che secondo me sarà un degno successore del primo, e dico di più, perché ricordo di aver letto sul primo c'erano alcune critiche non del tutto banali riguardo per il sistema di gioco. Secondo me è molto più completo e molto più appassionante, e anche molto più innovativo. Quindi bravo, bravo, brava Bandai Namco, e bel gioco Ni no Kuni 2. Bene, non vediamo l'ora di vedere crescere il piccolo Ivan. Esattamente, ciao Ivan! Ciao!